Gran Premio For Marco, cuori in movimento, Stefano Marziali. E allora un commento: è in corso la chiamiamola competizione, un'esibizione, chiamiamola come vogliamo, di MTB dedicata a Marco Forzi. Sì. Un percorso che è piaciuto molto, Stefano. Sì, il percorso è un percorso di 5 km, diciamo il nostro sottobosco si predispone a qualunque cosa che sia mountain bike, quindi diciamo è un percorso tecnico ma allo stesso tempo molto veloce, con tratti di bosco, c'è rock garden, sassi, quindi insomma alla fine è un percorso tecnico ma veloce, alla portata di tutti, e credo che comunque sia un percorso che possa avere anche un futuro per manifestazioni che qualunque tipo di manifestazioni che vorremmo organizzare, perché veramente questa location, il percorso, il paese che ci sopporta è tutto, quindi credo che anche in futuro potremmo organizzare qualcosa che potrebbe essere il ciclocross. Io ho lanciato questa cosa qua anche invernale, quindi potrebbe essere un lancio per qualcosa di più importante. Ecco, questo qualcosa di più importante, ora te lo dico, qualità di sportivo soprattutto. Certo. E di tecnico. Allora, Stefano, si parla tanto di queste Olimpiadi in Toscana, anche la Miata è stata un po' portata avanti anche per questo tipo di attività. Che ne pensi? Io penso che comunque abbiamo un territorio che è bellissimo da un punto di vista paesaggistico, racchiude tutte quelle che sono le cose che possono dare un qualcosa in più per il ciclismo. Questa location si predispone sia per la mountain bike che per il ciclocross. Il mio sogno sarebbe portare una gara di ciclocross, sì. Abbastanza importante, non voglio sognare cose. Vabbè, parliamo di Olimpiadi, qui ci sono tanti politici, ora parliamoci chiaramente, che stanno sponsorizzando questa idea. Qualcosa che possa fare da apripista, magari una manifestazione a livello regionale, questa location, in questo parco, addirittura insomma si potrebbe organizzare, fare qualcosa all'interno della struttura. Qui c'è delle tribune, è predisposto quindi, per insomma, tutti, atleti, spettatori, mi sta dicendo. Potrebbe essere che in futuro vediamo insomma di impegnarci per questa cosa. Allora, una ventina forse più di atleti impegnati oggi, un riconoscimento per Marco Forzi, ricordiamo l'obiettivo di questa manifestazione. Allora, livello tecnico molto alto, questo va detto. Sì. Diciamo che la data ci... ci penalizza, certo. Siamo a fine settembre, le corse stanno finendo, gli atleti diciamo si prendono il periodo di pausa invernale, quindi però il livello tecnico è molto alto, nel senso abbiamo qui il campione italiano Mirko Balducci, che si è appena laureato sul campione italiano di cross country categoria M4, quindi credo che sia stata la 14ª maglia di campione italiano. Io lo conosco da quando aveva 14 anni ed è 30 anni che lo conosco, quindi insomma... È sempre vertice, parliamoci chiaro. È sempre vivo. Quindi diciamo che abbiamo uno dei maggiori esponenti del mountain bike, del cross country a livello nazionale, Cristiano Taliani, che fa piacere vederlo competere a questi livelli, insomma, per il podio. Quindi diciamo che comunque Massimo Baldini, Denis Tognoli, insomma ci sono molti atleti che vabbè, ci sei anche tu, questo va detto, ora mi fa un commento tecnico, insomma, però qui abbiamo anche un gruppo sportivo importante, no? Questo diciamo. La Tondi Sport Acqua e Sapone, esatto. Insomma siamo fortunatamente al vertice del mountain bike nazionale, perché comunque nelle nostre file c'è Mirko Balducci, ma ci sono anche altri insomma che sono nei primi posti dei ranking nazionali, quindi insomma fa piacere partecipare a questa manifestazione.